Siamo qui, qui seduti al tavolo, a cucinare. Buongiorno. Buongiorno gente. Oggi ricettina, molto semplice. Sì, ma non è proprio, questo video non è proprio incentrato veramente sulla ricetta in sé, perché è facilissima, cioè penso che tutti la facciano. Ho dimenticato per prendere questo. Però oggi, per non fare i soliti video solo che chiacchieriamo e basta, cuciniamo. Mi ha sfidato, perché io ho detto la puttanesca. Lui no, non è la puttanesca, perché non c'è il peperoncino. Secondo me anche senza il peperoncino la posso chiamare puttanesca. Sì, ma la puoi chiamare come vuoi, però non la chiamo nel titolo puttanesca, perché sennò apriti cielo, ma puttanesca c'è l'acciuga, perché in alcuni ci mettono l'acciuga. Ho capito, e c'è il peperoncino, tu non ci vedi il peperoncino. Anche io sono cresciuto con mia mamma che diceva: mamma, mi fai pasta aglio olio peperoncino? Però sapeva che all'epoca io non mangiavo il peperoncino, me la faceva e c'era solo pasta aglio olio. Ma io ce lo metterei anche il peperoncino, ma ho l'apta che è ancora un pochino. Ho capito, ma va bene, ma ci manca. Io infatti non ti dico niente, ho solo detto questo. Cioè, io penso che ognuno poi può chiamarla come vuole. Questa la puoi chiamare la tua puttanesca senza peperoncino. Va bene, la puoi chiamare anche puttanesca senza peperoncino. Puttanesca per chi ha un afta in bocca. Come lo vuoi? Bastano solo fettine o...? No, lo dico, voglio proprio... Voglia di aglio, non so se a voi capita di aver voglia di aglio così a caso. Io solitamente non sono una grandissima amante dell'aglio, mi piace... Il pane, ma preferisco usare la cipolla, infatti uso molto più la cipolla dell'aglio. Però a volte mi capitano dei periodi in cui ho proprio tanta voglia di aglio, così a caso. Io penso che se mi viene così tanta voglia di aglio, ci sarà un motivo. E quindi me lo mangio. Vuol dire che non sei ancora diventato un vampiro? Dici? Mannaggia. E quanto ci vuole? Ci vuole un po', sai. Ti devono mordere. Ma posso fare il vampiro vegano? Devi morire. Devo l'estate, il vampiro di estate. E non so se si può fare, bisogna chiedere alla. Come si chiama? La federazione vampiri. Perché esiste? Non lo so. Però sai che in Italia comunque io ho visto i video di alcune persone, mi ricordo se avevano fatto anche i pit, comunque Zagato se non sbaglio una volta l'ha fatto. Ah sì, intervista. Che ci sono in Italia delle persone, oh, sì, cosa qua, si riusciva, che si dicono, questa patologia comunque. Che si chiamano vampiri, cioè io non sto parlando che sono veramente vampiri come quelli che vediamo nei film. No, lo so, hanno voglia di bere sangue, ma no, l'ho visto una volta... Questo non sbaglio, forse era il mio mistero, non ricordo dove li ho visti. Ma poi voi lo guardavate il mistero, mamma mia, come era bello all'inizio. Poi dopo piano piano, poi c'era Pink, come si chiama? Pink? Pink, quello con gli lapislazzoli. Quindi non lo vuoi... Tanto. Lo vuoi finire tappo? Sì. Io però ci mettiamo un po' di prezzemolo, dopo vado a prendere il prezzemolo. Del basilico ci starebbe, ma io direi di lasciarlo ancora stare, perché secondo me se inizio a prenderlo, poverino, non ce la fa. Poi, io ne approfitto, oggi non so, il suo periodo qua sono in vena di domande. L'ho notato. Sono tornato come erano i bambini, io sto tenendo tutto qua perché il cucchiaio, il coltello è piccolo e mi scappa tutto se lo faccio. Anche voi avete le vostre ricette che le modificate tutte, cioè prendete, che so, una pasta aglio, olio, peperoncino, faccio un esempio. Beh, sì, e ci mettete i pomodorini. Ma io sono curioso anche per questa sorta di arrangiamento nostro per la puttanesca che stiamo facendo. Non ci mettiamo solo il peperoncino, beh, io me lo metterò un pochettino a crudo sopra. Voglio sapere cosa ne pensa, cioè come si comporta anche la gente. Ma io penso che uno cucina in base anche a quello che ha in casa, cioè non è che sì, però scopre, io sono sempre stato abituato che vabbè, voglio farmi la pasta col pomodoro, non c'ho la salsa, c'ho il concentrato, vabbè, faccio così, mi arrangio, no? Più tritato di così non si riesce, con il suo coltello deve prendere quello. Alla fine
prima c'era un po' meno rompimento di palle, eh? Cioè uno cucinava con più sapeva. Posso metterti già l'aglio in una cosa? Sì. E io mi ricordo una volta che tua mamma aveva fatto una la pasta al pesto, mi sembra, però io non potevo mangiare per via del formaggio, e mi aveva fatto una carbonara al volo, senza il formaggio ovviamente, e avevo dato una bistecchina tagliata a pezzettini al posto della pancetta. Sì, mi ricordo. Favo, vabbè, vediamo se si può fare. Fatta era buona, cioè alla fine non è che era chissà che cosa. Però sai che ci sono tanti puristi delle ricette. Ho capito, ma se sei purista vuol dire che anche anti soldi. La ricetta va sempre fatta solo ed esclusivamente così. Tipo la carbonara. Parliamo della carbonara, per esempio. Si deve usare, secondo si dice la ricetta, soprattutto a Roma, si deve usare il guanciale. Ok? Però io da piccolo ho sempre usato la pancetta. Con mia mamma. Qualche volta l'abbiamo fatta con il guanciale, però l'abbiamo fatta con. Mia mamma faceva col prosciutto. Anche buona col prosciutto cotto. Cioè. Penso che comunque in cucina ci si deve sempre, sempre arrangiare. Sì, e poi mia mamma l'ha sempre chiamata carbonara, dicevo stasera facciamo la carbonara. Non stava lì a farsi le paranoie, no? Però non la posso chiamare carbonara. Che l'abbiamo fatta qualche volta anche di zucchina. Sì, sinceramente. Io l'unica che non ho mai assaggiato, e sinceramente anche se fosse onnivoro avrei un po' una cosa di assaggiarla, è quella di pesce. Perché mi sembra strano accostare il pesce all'uovo. No, che non sia volta, solo la panatura. No, io una volta ho fatto con salmone e zucchine. E ti era piaciuta? Allora non me la ricordo. Vabbè, adesso vado a mettere pian piano a rosolare l'aglio. Ok, fatto. E i capperi cosa faccio? Li trito, visto che sono pochi? Allora facciamo così, visto che sono per evitare che ci sia problemi, fai questo. Quindi questo qua. Mamma mia, quanto sono buoni i capperi. No, il coltello voglio il mio. Quanto sono buoni. Dopo questo tanto i capperi sono finiti. Poi ho scoperto che i capperi fanno bene. Sì. Fanno bene, cos'è che facevano bene? Cos'è non che avevo ricordo, detto? Fanno bene e basta. Non mi ricordo, poi se diciamo magari se mi ricordo, perché poi magari mi dimentico. Ma voi riconoscete i frutti dei capperi? Perché tipo lui non sapeva che i capperi facessero i frutti. Ma per me quelli erano capperi. Cioè io i capperi io li facevo sott'olio o sott'aceto, ok. Però capperi piccoli o quelli grossi. Boom. Che quelli che tu chiami frutti, che vengono chiamati anche i frutti. Questi sono quelli grossi, quelli sì, un po' ovali, a volte qualche uno è tondo, però la maggior parte sono tutti ovali, sì, con il rametto e sì. Il gambetto. Io ho sempre chiamato i capperi grossi. Vabbè, no, sono i frutti. Questi qua sono i boccioli. Comunque so che ci sono persone che conoscono questi piccolini, che sono i boccioli. Quelli grandi, che sono i frutti del cappero, tanti non li conoscono. Voi conoscete i capperi dei poveri? Se non li conoscete andate a cercare sul nostro canale, che c'è il video dei capperi dei poveri. Che buoni, i capperi dei poveri praticamente sono i boccioli del tarassaco messi sotto sale e fatti a mo' di capperi. Ancora chiusi però, piccolini e chiusi, cioè piccolini, prima che comincino ad aprirsi leggermente. E noi li abbiamo fatti, una volta abbiamo fatto una ricetta che abbiamo chiamato puttanesca selvatica, appunto, perché abbiamo usato quelle specie di capperi che sono praticamente selvatici. Buono, praticamente quel tarassaco alla fine uno non butta, è veramente il maiale delle piante. Sì, ma perché si dice del maiale non si butta mai niente, no? Il tarassaco non butti veramente niente, perché la radice ci fai il caffè o ci fai tisane, roba sì. Così. Maggiormente si fa il caffè. Con le foglie... Le mangi e con il brodo che ci fa le foglie volendo ci fanno se fa il brodo, brodi o comunque tisane, anche con quello li vi dicendo. I fiori se chiusi li puoi mangiare, vabbè, cotti, buttati dentro perché non succede niente di qualsiasi cosa, li puoi fare sotto sale, ci fai i capperi. Volendo i fiori aperti ci puoi fare il cosiddetto miele vegano oppure marmellata, tanti la chiamano confettura di tarassaco, però è la stessa cosa. Oppure abbiamo visto che li fanno anche impastellati e fritti, che voglio provarli una volta. Un ragazzo, visto che non mi ricordo se li come si dice, non li spera, vabbè, ci sono di tutti sì. I petali, li spetala. Li spetala, abbiamo inventato una nuova parola. E poi li butta nella pasta, non mi ricordo se li lascia lavati così interi e li butta nella pasta ci viene una cosa che sembra favolosa, voglio provare anche quello. Comunque perché sì, io i fiori sì. Pensavo si potessero usare solo nel miele, perché poi tu togli tutto, non che si potessero... mangiare. Anche se poi sono pirla, perché se facciamo i capperi con il bocciolo si può mangiare anche il fiore.
Vabbè, adesso là io sto rasurando, adesso giro e vi faccio vedere cosa il resto. Ok, là io sto rasurando piano piano. Adesso ci aggiungo i capperi e le olive, abbasso perché farà un disastro. Ok, rialzo. Lascio rosolare poco poco, non troppo perché sennò brucia tutto. E aggiungo la passata. E aggiungo la passata di pomodoro, anche la polpa, se preferite la polpa. Anche i pomodorini freschi tagliati si possono fare. Sì. Ok, adesso metto il coperchio, non aggiungo sale perché sia le olive che i capperi sono già belli saporiti, quindi adesso aggiungo il coperchio e lascio cuocere. Allora, è un po' così, fa niente, dai. Fate così. No, dobbiamo fare così per bilanciare la palla. Mi sento un deficiente, più di quello che sono normalmente. Vabbè, dai, la pasta è pronta e adesso ce la svampiamo. Adesso vi racconto una piccola curiosità sulle olive nere. Io questa cosa l'ho scoperta grazie a lei. Io l'ho scoperta sui social. Io mi aggiungo, come facciamo i papà, peperoncino, la peperetta. A me piacerebbe, ma ho paura. Ok, allora, le olive nere, quelle che avete visto, quelle classiche, no? Non esistono. Queste qua sono praticamente le olive verdi che vengono tinte, perché le olive nere sono praticamente a un grado di maturazione più in là, praticamente, no? Le olive sono tutte verdi all'inizio e poi se si lasciano sulla pianta maturano di più e diventano scure, un marrone violaceo, non diventa proprio nero nero. Mi faccio una foto perché è bellissimo. Queste qua in particolare sono le olive verdi classiche che troviamo in giro che vengono tinte di nero. Mentre quelle tipo taggiasche e cose così in realtà sono al naturale. Queste qua sono olive tinte. Ora il motivo per cui fanno sta roba non lo so, però boh. Sto provando. Quello non ho ancora capito il perché lo fanno, però... Io mi prendo l'acqua perché se mi fa male ho bisogno di bere un suo acciarino. Allora, c'è un goccettino di questa qua? Grazie. Oh, buon appetito. È buona. È questo peperoncino che... brucia scoppio ritardato. Io ho il bruciore senza peperoncino. Perché è calda. Cosa? Hai dimenticato una cosa? Cosa? Il prezzemolo. Mi sono messa a fare altre cose. Vabbè. Beh, voi mettete. Poi il prezzemolo all'ultimo ci sarebbe stato bene. Anzi, fateci sapere se vi può interessare una versione di questa pasta ma è estiva. Penso che arriva il caldo. Da voi, da noi ovviamente no. Magari qualcuno potrebbe interessare a fare delle belle paste estive. L'anno scorso le abbiamo fatte. Anche una versione di questa estiva è molto buona. Beh, io avevo già detto, già ho chiesto a loro tempo fa se erano interessati ad avere delle nostre ricettine, comunque consigli quando si fa una cosa per l'estate in generale. Perché sai che noi comunque l'estate mangiamo spesso insalatone, mangiamo spesso, ci facciamo i panini, ci mangiamo magari il pane, quello di Triora o altro, con i pomodori, se vedo. Sì, devi fare gli spunti per fare dei panini. Fare degli spunti così, mi ha detto sì. Poi non mi ricordo chi, una persona mi ha chiesto sì, magari anche più anche a roba tipo magari aperitivo, che magari l'estate si fa più anche solamente chi c'ha il giardino, c'ha il terrazzo, magari si mette fuori col tavolino, tanti spizzichini, un po' di qualcosa da bere, così, e uno... Bello, mi piace, sì. Per una cosa diversa, non sempre la solita focaccia o magari la bruschetta normale, o magari comunque delle bruschette anche che non sono solo la classica con pomodoro. Però sto aspettando che arrivi un po' il caldo, perché va bene, adesso noi ce la mangiamo lo stesso. Sì, così magari però, lo facciamo anche un po' in giardino. Esatto, qualcosa. Magari ci vediamo proprio fuori a prepararla fuori magari in sì. Giardino. Oh, picchia. Mangiato così. Messo, picchia. Sì,
sì, non è bello vedere così gli stuzzichini, così sì. Possiamo anche fargli vedere quei rotolini che abbiamo fatto una volta, quegli spiedini, quei rotolini, di pane, quello che ho steso. Sì. E poi si potrebbe anche fare, magari, però cioè, magari non so se riusciamo quest'anno, però magari fine anno, anno prossimo, se cioè, sono d'accordo, magari raccogliere anche delle ricette loro e provare a rifarle. Posso aspettare un pochino che siamo tranquilli, perché magari ci danno tante ricette e non possiamo mai comprare gli ingredienti. No, ma al di là di quello, ma anche perché adesso c'ho tantissime visite da fare, quindi un attimino di assestamento in generale, poi si parte una a mese, magari una settimana, si dice guardate che mandateci le ricette, se a voi fa piacere anche. Sì, sarebbe carino. Mandateci le ricette di e oggi facciamo la ricetta di Tizio Caio e Sempronio. Magari, che so, voi fate col prosciutto, noi cerchiamo di veganizzarla per poterla mangiare. Forse no. Anche sarebbe carino, ci dite questa ricetta, mi piacerebbe vederla in versione vegana perché non riesco così e noi la possiamo fare. Poi c'è una ragazza insomma che ti ha chiesto l'aspic. Sì, io non so cos'è però. L'aspic, se non sbaglio, adesso te lo faccio vedere. Se non ricordo male dovrebbe essere una sorta di gelatina di verdure. Gelatina aspic di verdure. L'aspic di verdure è una roba del genere. Vedi? Fatto con la gelatina, però non è la classica gelatina tipo quella che faceva mia mamma con tanto, no? Vedi, questo qua di frutta. Gelatina non so vegetale se in questo caso. La gelatina non fa impazzire, però vabbè, vedremo dai. Che dobbiamo poi solo trovare la gelatina perché qua non è che si trova. È quello il discorso, non l'ho mai fatta. Sono sincero, la metto al rido, non l'ho mai fatta. So che mia mamma faceva una, lei diceva la gelatina, adesso lo chiamano aspic, però faceva la gelatina, faceva gli involtini di prosciutto, ripieni di, come si chiama, insalata russa, e fatti così, arrotolati, messi uno a fianco all'altro con sopra la gelatina, ed era buonissimo. Mia mamma li faceva ma senza gelatina. Così oppure ci faceva queste cose qua, ci metteva anche in mezzo qualche pezzo d'uovo, bollito, ed era buonissimo, io andavo pazzo per queste cose qua, però da quando siamo vegani non li ho più mangiati. Non è che così con la gelatina, quindi non lo so, però vediamo. Però si può, possiamo provare, perché a noi sapete comunque ci stuzzica anche di quando magari qualcuno ci dice prova a veganizzare questa roba qua, cominciamo anche a ingegnarci per capire come fare. Magari, soprattutto per conoscendoci noi, cerchiamo anche, ma non, senza usare sempre il solito seitan tofu, cosa possiamo sostituire? Abbiamo ancora in sospeso una ricetta di polpette di fagioli che ho fatto io ormai quasi 2 mesi fa praticamente, e li ho fatti un po' così per caso, però sono venuti talmente buoni che non so perché sapevano di prosciutto crudo che abbiamo detto dobbiamo fare sul canale. Solo che poi ci mancava sempre un ingrediente e alla fine non l'abbiamo più fatte. Abbiamo tante cose. Sì, sono tante ricette, solo che ci manca sempre l'ingrediente. In sospeso, perché cioè se a noi ci manca magari l'ingrediente possiamo andare anche a comprarlo qua sotto, però costa molto di più. Ma la stessa di soia qua non c'erano? No, quello sì. Ed è obbligatorio per quella ricetta lì. Non si può fare senza, altrimenti sì, non viene. Come adesso tanti ci hanno chiesto, anche alcuni ci hanno chiesto di, che erano curiosi di vedere il lievito alimentare, quello secco, del Prozis, quello gusto bacon o gusto pollo. Le faccio non lo so, però le faccio qualche ricetta a capire qualche spunto. Ah, ok. Bisogna vedere poi il tempo che riusciamo anche a ordinare lì. Con gusto pollo si possono fare dei bocconcini e si possono un pollo. Il bacon secondo me si potrebbe mettere quando facciamo la pancetta di Ragnarok, no? Quella sì, che abbiamo trovato lì. Secondo me sì, si potrebbe aggiungere. Sì. Così sa proprio ancora di più di pancetta. Poi vorremmo anche un giorno provare a fare i nuggets di tofu o il tofu
congelato, poi scongelato e strizzato per bene. Che abbiamo visto che viene proprio, che sembra pollo, cioè si sfibra. Vogliamo provarlo anche in quel modo. Sì, è vero. Solo che per farlo, se prendiamo il tofu normale, per farne un po' che mangi ci devi spendere un sacco. Invece se vai tipo posti tipo Milano che ci sono i negozietti dei cinesi, ti costa anche meno. E comunque abbiamo assaggiato, è molto più buono di quello che compriamo noi. Sì. Cioè, non c'è paragone. Come andare lì e mangiare in un ristorante, come andare in Giappone, ma in un ristorante di giapponesi che fa cucina italiana, o andare in un ristorante di italiani che fanno cucina italiana, è tutta un'altra cosa. Quello sì. Poi abbiamo anche il progetto del libro delle lasagne ancora lì, che abbiamo dovuto mettere un attimino in pausa perché abbiamo cambiato un progettino. Comprare le lasagne è difficilissimo. Ma al di là di quello, perché poi abbiamo anche cambiato il progetto, cioè adesso prima volevamo farle grosse, poi mi ha detto sai cosa c'è, facciamo tutte piccoline. Così possiamo fare due. Anche più, anche perché una abbiamo fatto farne una per lettera alfabetica, per quello chiamare l'enciclopedia dizionario delle lasagne o qualcosa del genere, dividila dai, se mi metto il peperoncino. E quindi una per lettera, o magari se riusciamo anche due, ci vogliono quelli piccolini, perché sennò non lo finiamo più. Cioè, lettere. Sì, no, poi se dobbiamo fare ogni volta la teglia grande, dobbiamo mangiare tante lasagne, veramente troppe, che per carità io me le mangerei anche, però non va bene mangiare. Anche perché se la fai per il video non puoi stare lì a non farla come si deve. No, ma poi non è che puoi per prendere, il video, per il libro. Puoi prendere e congelare, cioè alla fine abbiamo il congelatore pieno di lasagne. Che anche quello non sarebbe male, però. No, preferiamo fare le cose fatte un po' meglio. Però beh, noi abbiamo difficoltà sempre a prendere le lasagne. Perché dobbiamo andare a Sanremo ogni volta. Mi sono punto, adesso mi brucio il dito perché la capsicina va a finirsi nel. Una volta mi sono toccata l'occhio con il dito sporco di tabasco, stavo morendo. Alla fine ho dovuto prendere una buzza di piselli surgelati e piazzarmela sull'occhio perché non c'era verso di avere sollievo. Il bruciore più forte che abbia mai provato in vita mia. Senti, io questo. Questo qua sto morendo. E mi sa che l'unico piccante l'hai beccato tu. Penso che crudo bruci un po' di più che cotto. Si perde da cotto? Non lo so. Comunque, almeno qua dalle nostre parti, ho visto che anche altre persone lo stanno dicendo. È arrivato proprio il momento in cui non si riesce più a comprare niente buono perché non si trova. Cioè, tipo. Come ha detto lei, noi l'altra volta volevamo prenderci le lasagne, perché volevamo farci le lasagne, no? E non si trova più. Cioè, noi le prendevamo all'Econ. Ma non è che non ci sono più le lasagne senza uovo, non hanno proprio più le lasagne. Ed è, cioè, è assurdo, infatti ho preso i cannelloni e ho detto vabbè, prendo i cannelloni, ci faremo dei cannelloni un giorno. Ci faremo un video, non sappiamo ancora né quando né come farli, perché non sappiamo se fare una ricetta più tradizionale o un qualcosa di un pochino diverso. Vedremo. Fateci sapere anche voi, preferite tradizionale o alternativo. E poi a quelli che mangiano anche vegano o che l'hanno cucinato magari qualcosa per i vegani, voi se fate i cannelloni come li fate normalmente? Mia mamma da onnivoro me l'ha sempre fatti classici. Cioè, come li faceva lei, cioè spinaci o bietole, carne trita e ricotta. Però se dobbiamo veganizzare, praticamente sono cannelloni d'oro. Però io se ero tentato anche di provare a farli tipo ripieni con le patate, magari un po' diversa. Invece, guardo quello che c'è in frigo. Ce lo schiaffo dentro e spero che sia buono. Una volta li ho fatti con le verdure del brodo. Le ho frullate, le ho addensate, le ho schiaffate nei cannelloni. Ho fatto la besciamella, le ho ricoperte, infilate in forno. Erano buonissimi, vero? Ma sì, ma alla fine uno li può fare come vuole. Cioè, non è che c'è. In cucina bisogna avere solo fantasia. Ma io alla fine penso che la maggior parte delle ricette sia nata dalla necessità
ricette tradizionali, quelle un po' più povere, non quelle che metti la foglia d'oro sulla pizza. Sì, non quelle adesso che fanno gli chef. Dalla necessità di tirar fuori qualcosa magari di un pochino più gustoso e non sempre la solita cosa, con pochi ingredienti che si avevano in casa. Però tu calcola che, a proposito di questo argomento, c'era un cuoco che... non mi ricordo se è quello che mi ha fatto scuola o uno con cui ho lavorato all'inizio, non mi ricordo chi dei due, però mi diceva sempre, quando si parlava di ricette, ricordati che le ricette di noi chef che facciamo adesso, se ci fai caso, sì, le mettiamo anche nei libri, ok, ma svaniscono. Guarda le ricette che sono nate magari per creare qualcosa da mangiare, carbonara, matriciana, sono 100 anni o quello che è che sono ancora lì. Okay. E quelle sono la base, poi ci siamo noi che magari la rivisitiamo oppure ci inventiamo un piatto diverso, ma poi spariscono quelle, cioè non le vedi dappertutto, invece quello che vedi ovunque sono le ricette base, le ricette di una volta che si facevano per il cosiddetto apro il frigo e vedo quello che ho, devo mangiare, c'ho solo questo, sì, beh, mi invento questa roba qua, vedo cosa riesco a fare con quello che ho. E da una parte, a rifletterci, non aveva tanto torto questo chef. Però bisogna portare avanti questa cosa anche di inventarsi, un po' arrangiarsi con quello che si ha, perché se si fanno solo le ricette quelle lì così come sono fisse, non mangeremo mai niente di nuovo, no? Secondo me è giusto anche inventare delle ricette. Poi c'è anche da dire, non fa niente, uno deve valutare, perché se uno non può in quel momento lì che magari è... in ristrettezza economica, diciamo, magari ci stanno a sperimentare proprio all'ennesima potenza, no? Però ci stanno da sperimentare. Per esempio, io so che l'hanno fatto e voglio provare se è buona. Hanno fatto la pasta dei ravioli, una parte al cioccolato e una parte normale, cioè al cioccolato, al cacao. Secondo me è buona, voglio provare a farla. Che l'hanno fatta anche sul raggio Giovanni Rana. Sì, mi sono piaciuti, l'ho assaggiato. Si sta arrabbiando lui. E quindi ci sta, modificare una cosa ci sta, in base alle proprie esigenze. In base... E soprattutto, non perché sono vegano, ma non soffermiamoci sul nome che diamo al piatto. Mamma mia, che stessa questa cosa dei nomi. Perché alla fine è solo per intenderci, cioè... Chi rompe le palle sui nomi non ha fame, punto. Cioè, cosa cambia? Vabbè, non sarà la carbonara originale, per dire, se io faccio la carbonara di zucchine. Va bene, ci sta. Però, allora non bisogna chiamare carbonara neanche quella di pesce. Io penso che 60 anni fa la gente non faceva queste robe, ma non lo puoi chiamare così, cosa? Non rompevano le palle, perché gli interessava solo mangiare, erano contenti anche solo di averne un cibo. Adesso abbiamo tutto quello che vogliamo, quando vogliamo. Quindi dobbiamo attaccarci a delle cose stupide. Può anche essere quello che dice. Se hai veramente fame, non ti frega niente se uno ti dà la carbonara di zucchina, la carbonara con la bistecca, proprio tutto cotto, o con quello che c'è in casa. No, ma non era un discorso così, non ti arrabbiare. Non sto arrabbiando, però sono cose un po' stupide quelle di attaccarsi sempre in nome. È solo un nome, secondo me. Quindi inventiamoci, chiamiamolo come vogliamo, se vogliamo chiamare come ogni tanto noi scherziamo, diciamo, chiamiamo oggi, cioè, si mangia Ugo. Si mangia qua, ok, fatelo come volete. La Gennara. E la puttanetta? Come la chiamiamo? La Francesca. La pasta alla Francesca. C'è qualche Francesca che ci segue sicuramente. Adesso vedi che ci insultano, io non so. però è così, dai, mica freghiamoci, dai. Finito. Com'è che si dice? Volemus e ben e non rompiamo se le guiù, giusto? Oggi abbiamo mangiato poca pasta, giusto? Più o meno 100 grammi. Non solo per questi fusilli del Carrefour. Li adoriamo, io li chiamo i fusilli magici, perché crescono tantissimo e sembra che stiamo mangiando tantissimo. E invece no, sono pochi. Sì, infatti un po' quello uno ci dura tantissimo. Sembra che ne mangi almeno 150 grammi. No, anche di più. Invece no, c'è un bel... Di più no. Però quando metti 100 grammi più o meno, io, l'altra volta quando me li hai fatti, che comunque li hai pesati proprio che devo mangiare così,
100 grammi sembrava un piattazzo strapieno di 150 grammi. Quando metti 100 grammi magari di penne normali, dici, no, poi i tortiglioni, poi i tortiglioni, quando metti 100 grammi di tortiglioni, guardi, dici, scusa, non trovo la pasta, mettono tristezza. Infatti io quando ero a dieta mangiavo quasi sempre fusilli e farfalle, perché sono quelli che alla fine rendono di più. Io mi ricordo ancora quando da bambino mi ero ricoverato per operarmi d'appendicite, che mi hanno portato, quando potevo mangiare, la pastina. Una tazza, che mi erano sempre i piatti tipo quelli giapponesi, quelli la ciotola così, c'era brodo e c'erano 5 stelline. Mi fai? Mi sono messo a piangere, quando mi ha detto mia mamma, perché? Io ho fame, mi ha mandato solo brodo. Era una settimana che non mangiavo perché, mamma mia, mi sono bacciato veramente. I traumi, vedi poi perché... No, a parte gli scherzi, non è per quello, però ti traumatizza. Finalmente puoi mangiare. Cosa mi mangio? 5 stelline, per capire. Non le sento neanche. No. Posso bere? Sì, ok. Ok, basta seriamente, perché sono veramente finito in terapia. Vi ringraziamo per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. Ciao.